Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 132. Ciao, oggi in questa puntata andremo a parlare rapidamente di una bloggata che potete trovare sul blog Mio Radar, la paleofologia razionale dei suoi modelli. Il link della bloggata lo trovate in descrizione. Che cosa vi posso dire brevemente? Ecco, secondo me la paleofologia razionale è la ricerca e l'analisi del paleocontatto, quindi paleocontatto tra alieni e esseri umani, e dei successivi paleocontatti, cioè ulteriori successivi ritorni della stessa razza aliena con contatti sporadici con culture umane, procedendo dal passato verso i tempi moderni, partendo quindi dal passato all'oggi. La ricerca ha meno caos entropico culturale, è più semplice da effettuare. Il vantaggio di porre l'ottica d'analisi in un lunghissimo periodo permette di bypassare sia il caos entropico che l'eventuale asimmetria informativa. Il difetto principale è che purtroppo è una ricerca razzista, tra virgolette, cioè si segue sempre solo le tracce della razza aliena del primo paleocontatto e gli indizi sono tasselli di conoscenza nota riordinati in altro modo. Dunque, che cosa vi posso dire? Se siete interessati potete andare a espandere, diciamo, questo tema. A grosso modo vi posso dire che, ecco, l'approccio paleoufologico quindi è superiore, a mio avviso, più efficace, mentre l'approccio ufologico classico è assai inefficace, perché, ecco, limitarsi a statisticare come fanno nell'ufologia classica tutti gli avvistamenti UFO facendo di tutta l'erba un fascio, ecco, un'attività assai sterile. Dentro le statistiche UFO classiche nell'ufologia classica ci va a finire un minestrone di roba in cui ci sono UFO, bufole, aerei civili e militari noti scambiati per UFO, prototipi militari segreti, rottami spaziali, satelliti, stazioni spaziali, fenomeni naturali, fulmini, parelli, meteoriti, bolidi, miraggi, eccetera, che vengono tutti scambiati per UFO. Quindi, andando a mescolare le mele con le pere, con le melanzane, con le cosce d'agnello, col tacchino, con i pesci, con i polpi, ecco, ne esce fuori un aggregato totale, un coacervo eterogeneo di dati che non permette di cavarci fuori un cazzo di niente. Peraltro, se si va a prendere le statistiche UFO Italia e si mettono a correlazione con il budget del Ministero della Difesa americano, si trova un banalissimo RXY di correlazione lineare che è vicinissimo a più 1, per cui è evidente come il sole che le serie ufologiche italiane sono nella quasi totalità tutti degli eventi umani che sono imputabili a missioni speciali o a cause militari, ma gli ufologi o i testimoni li scambiano per eventi alieni. Ora, più che contare gli avvistamenti in aggregato, è meglio pesare gli avvistamenti valutandoli uno per uno, verificando quanto siano reali e misurabili, quanto possono essere spiegabili o da anomali o misteriosi. Ecco, nel mare magnum dell'ufologia classica esistono casi UFO ben documentati che sono reali e misurabili, sui quali è possibile esprimere un giudizio razionale valutando una presenza ETH in visita sulla Terra. Per questa banale ragione non servono 99.000 statistiche, basta anche un solo caso UFO oppure due casi UFO ben documentati per dimostrare un evento. Quindi l'ufologia razionale, a mio avviso, è classificare gli eventi UFO per forma, per colore, per dinamica di volo e per rischio alfa, in relazione alla misurabilità e esistenza dell'evento. Tale studio permette infatti di associare poi eventi reali e misurabili con altri eventi ragionevolmente simili a basso rischio alfa. Quindi lo scopo dell'ufologia razionale è la scrematura di casi ufologici per la costruzione di serie storiche ufologiche omogenee che siano campionarie ma statisticamente significative, per analizzarle tentando di estrarre relazioni numeriche da cui inferire le basi aliene di partenza collocate
presso esopianeti o sistemi stellari distanti. Che cosa si intende per serie ufologica omogenea? Ecco, si definisce una serie storica ufologica omogenea quando ci sono eventi UFO ragionevolmente ben documentati, tali da essere valutati come eventi UFO reali e misurabili con basso rischio alfa, razionalmente imputabili a mezzi ETH in visita sulla Terra, in cui in ciascun caso ufologico sia stato osservato lo stesso shape UFO. Che cosa si intende per serie storica statisticamente significativa? Si definisce una serie campionaria ma cronologicamente ampia, composta da casi ufologici omogenei con stesso rischio alfa, con eventi UFO che siano geograficamente dispersi sulla Terra. Quindi, per come la vedo io, l'ufologia razionale è un sottoinsieme della paleufologia razionale. Cosa servono i modelli ufologici? Ecco, i modelli ufologici, lo TEC-AstroCalc, ITEC-AstroCalc, servono per dare un senso logico alla latenza ufologica osservata, sostituendo al dato numerico una latenza ufologica sintetica, che permette di ipotizzare in modo razionale uno o più esopianeti come basi di prossimità aliene. Mentre i modelli ufologici a tecnologia saurica quanto i modelli ufologici a tecnologia insettoide completano in dettaglio quanto AstroCalc ha già elaborato. Quindi stiamo parlando in questo caso di modelli numerico-statistici in cui la latenza ufologica è stata razionalizzata dentro un ventaglio di culture aliene e tecnologie diverse. La stima del fattore tecnologico, ossia C, la velocità dell'astronave, differenzia oltre che per cultura aliena anche per tipi e modelli di astronavi siderali. Ecco, sono stime, perché ovviamente non si ha un'astronave aliena da mostrare. Ecco, se siete interessati sui modelli ufologici a confluenza corta, quali sono i due modelli a confluenza corta e che cosa invece prevede il Deep Space Traffic, il link lo trovate in descrizione. Per questa breve puntata è tutto. Se volete approfondire cosa si tratta, praticamente la paleufologia reazionale, i suoi modelli, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.